Il Campobasso mette lo sgambetto al Vicenza, 1-0 in suo favore, ed esorcizza così definitivamente il momento buio dall'avvio di stagione. Oggi, su un terreno al limite della praticabilità, i molisani hanno dimostrato di essere in salute. Saltati subito gli schemi preparati a tavolino, molisani e vicentini hanno dato fondo alle loro energie fisiche. Match quindi grintoso, si è badato insomma al sodo. Mazzia sposta il baricentro della sua squadra in avanti, ma utilizza anche per una più corposa pressione le fasce laterali. Il Vicenza invece bada a controllare l'incontro, ma i conti non tornano. C'è una punizione in favore dei molisani, Baldini si incarica del tiro piazzato e pennella per la testa di Perrone un buon pallone. È l'1-0 il gol partita, 15° minuto di gioco. Il Vicenza ora balbetta, non riesce a trovare il filo conduttore del match, mentre il Campobasso cerca di premere ancora di più e al 28° ha l'occasione buona, ma Perrone non è assolutamente altruista. Si fa buio pesto per i veneti e si continua a giocare con l'illuminazione artificiale, ma non è sufficiente a Scincaglia per centrare l'obiettivo. Il Campobasso, dopo questa affermazione, cerca spazio, anche se qualcuno non è della stessa opinione.